Siamo qui con una pattuglia del comando dei carabinieri di Piazza Venezia, intenta a uno dei tanti controlli quotidiani che vengono effettuati sul territorio di Roma per garantire la sicurezza dei cittadini e soprattutto dei turisti nelle aree sensibili. Solo nel 2022 più di 100.000 furti denunciati, 2.000 rapine, Roma maglia nera della criminalità, solo dopo Rimini e Milano, secondo il Viminale. I servizi antiabusivismo commerciale e antiborseggio si inseriscono in una più ampia strategia di contrasto ai reati predatori e alle varie forme di illegalità, specie in quelle zone del contesto cittadino che sono caratterizzate da una più ampia vocazione turistica. Questi sono prodotti che sono stati sequestrati nell'ambito di un servizio antiabusivismo commerciale che è stato svolto lunedì. Quindi poi cosa ne fate della merce che sequestrate? La merce viene sequestrata e successivamente distrutta. Tranne nel caso in cui si tratti magari di capi di abbigliamento che vengono talvolta donati ad enti caritatevoli come la Caritas o i centri assistenza per gli immigrati.